quanto conta per un telecronista avere una bella voce. Ah, era parecchio tempo che non rispondevo a qualche vostra domanda qui su YouTube con un video ben architettato, ben strutturato, comodo, e quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti e soprattutto con un bel like di supporto se vi mancava questa serie. Altrimenti non ve la porto più. Voi fatemi sapere. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con tanto di iPhone in mano, perché oggi bisogna rispondere a un po' delle vostre domande. Le ho selezionate su Instagram, quindi ovviamente vi invito a seguirmi, numerosissimi su Instagram. Già siamo parecchi, siamo contenti, di un'enfasi non indifferente, però ovviamente possiamo crescere sempre di più, farci tanta compagnia. Così come vi ricordo che potete, se volete, attivare gli abbonamenti qui sotto. Perché? Perché avete contenuti esclusivi. Se non vi abbonate non fa niente, non vi perdete nulla, ma se vi abbonate avete cose in più, è una cosa meravigliosa. Detto questo, però, per intervallare, sapete, in questi giorni di quarantena, la serie in cui vi racconto la carriera, bene, intervalliamo un attimo la terza dalla quarta stagione. Prima di partire rispondiamo un po' di vostre domande, senza un ordine, nel senso che io ho fatto screen alle domande più interessanti e adesso ve le leggo, cioè risponderò. Complimenti per la dislessia, Fede. Dicevo, risponderò alle domande, ma nell'ordine in cui le ho selezionate, quindi non per argomento altro. Partiamo con la prima domanda di oggi, che è di Tony, ed è subito una domanda abbastanza potente. Bro, ciao bello, qual è stata la partita che ti ha dato più emozioni negli ultimi 10 anni? È una bella domanda, per quanto mi riguarda però anche abbastanza scontata la risposta, nel senso che Roma-Barcellona, che ho avuto l'onore di commentare con Roma Crew, la web radio con la quale ho collaborato per un paio d'anni, è stata senz'altro la gara che mi ha fatto proprio più esplodere di gioia e che sì, come mi hai chiesto tu nella domanda, mi ha dato più emozioni in generale. Questo pallone che arriva proprio sul primo palo, stacca impattandolo perfettamente e girandolo sul secondo. Ter Stegen rimane fermo, può soltanto voltare la testa, ma la palla entra in porta. È gol, è 3-0. Va col mancino in mezzo alla deviazione, sono 3! Sono 3! Sono 3! 3-0 Roma! Da cosa nasce la passione per la telecronaca? Quindi seconda domanda sul calcio, ma vi ripeto, le ho selezionate così e quindi cambieremo anche argomento. Però so che vi interessa tanto questo aspetto, perché me lo chiedete, nonostante io abbia già risposto in più occasioni, me lo chiedete molto frequentemente. La passione per la telecronaca è innata, nel senso che mi è sempre piaciuto fin da piccolo mettermi davanti alla play e giocare, ma commentare al tempo stesso le partite di FIFA, no? Perché mi dava sensazione di realismo. E poi ovviamente avevo anche questa capacità, quindi con il tempo l'ho coltivata. Dopo un grave incidente che ebbi all'età di 12 anni decisi di coltivarla sempre di più, perché non avrei potuto fare il calciatore, no? E quindi anziché giocare a calcio decisi di raccontarlo, di conseguenza canale YouTube, piano piano tutte le altre esperienze meravigliose che ho vissuto in questi anni. Cambiamo argomento però adesso, perché Matteo ci fa una domanda di quelle un po', cioè, che ti mandano in trip effettivamente. Se sapessi quanto tempo vivrai ancora, quali sono le ultime cose che faresti? A parte che hai preso tutti i congiuntivi, cioè uno, però non era scontato, bravo Matteo. Allora, è una bellissima domanda. Sicuramente le cose che non ho mai fatto, nel senso magari visitare bei posti nel mondo e divertirmi tanto, nel senso fare anche un po' di follie, non roba troppo illegale, sono un bravo ragazzo in fondo, però visitare i bei posti. Io per esempio non sono mai stato in America, il mio sogno, mio e di mio cugino, con il quale ho portato spessissimo questa serie, fatemi sapere a proposito se lo rivolete sul canale, è andare a Los Angeles, no? Chiunque abbia giocato a GTA vuole andare a Los Angeles, certo, non vorrei entrare a Forza Ancudo, rubare un jet, un caccia o altro, ma vorrei andare a Los Angeles, anche in spiaggia, a Venice Beach, quei posti lì meravigliosi, e viaggiare spessissimo, perché no, anche con una ragazza, più di una. Se devo morire mi devo divertire, altrimenti metto su famiglia, ma non ho tempo, perché se devo morire non posso mettere su famiglia. La vita è strana, eh. A proposito, ti sei mai sbronzato, ci chiede Gabriel, a tal punto da non sapere più come ti chiami? Come ti chiamassi? Ecco, qui correggiamo un minimo. Allora, io ti devo confessare che mi è successo una volta, peraltro in un video, cioè dopo un video che abbiamo registrato con mio cugino quest'estate, adesso vi racconto, ma in quel momento non ero proprio, cioè una volta che tu ti senti male, effettivamente, non ti chiedi come ti chiami, cioè ti confesso questa cosa, cioè quindi la leggenda ubriacato a tal punto da non sapere più come, ma non te lo chiedi,
Non è che tu dici, oh, ma io quindi come mi chiamo? No, non funziona così. Pensi al ma chi mi ha fatto fa, effettivamente. È successo più nello specifico quest'estate. Eravamo in animazione con mio cugino e nel nostro giorno libero abbiamo registrato un video speciale per Ferragosto, all'interno del quale abbiamo avuto un'idea molto carina, ovvero fare un Aimai alcolico, cosa che potremo anche, perché no, riproporre in futuro. Il problema è che l'abbiamo fatto a stomaco vuoto. E non è finita bene per quanto mi ha riguardato. Andiamo avanti. Stella ci fa una domanda molto interessante e molto seria. Qual è la tua filosofia di vita? Anche qui la risposta credo che sia abbastanza ovvia, ma non per tutti, e soprattutto è meno ovvia di quel che sembra, perché poi ve la vado a contestualizzare. Never give up. Che è molto di più di un semplice slogan per YouTube, è davvero una filosofia di vita, è un qualcosa che mi rappresenta da anni, da quando all'età di 12 anni ebbi quel gravissimo incidente e dovetti lottare, trovando dentro di me forze che non immaginavo di avere, motivazioni in più, ripartire, ma in cose così gravi come possa essere la lotta per la sopravvivenza, tra virgolette, e anche nelle sciocchezze di tutti i giorni, nei momenti più duri che dobbiamo affrontare nella nostra vita. Quando sono stato a Milano per Sport Italia e comunque ero costretto a vivere in condizioni particolari, no? Quando uscivo dalla redazione ero costretto in un B&B, non facevo proprio orari tranquillissimi, spesso era dura, ma era la mia passione, ero motivato per questo, e quindi never give up, non ci abbattiamo. È quello che provo a trasmettervi in ogni video praticamente, in ogni montaggio particolare che mi diverto a fare anche con le musichette di Dragon Ball, nella serie che vi racconto, la mia carriera, e anche quando la giocavamo, e magari quando la rigiocheremo. Never give up, che è una piccola frase all'interno della quale c'è tutto. Dunque Martina ci chiede, o meglio mi chiede, poi se volete rispondere anche voi commentate, ti sei mai innamorato talmente tanto di una ragazza da fare qualche pazzia? Allora Martina, dipende, non sono mai salito su un palazzo minacciando lei e qualcun altro del tipo se non ti metti con me mi uccido, no. Non è mai successo. Però al tempo stesso qualche pazzia sì. Le pazzie quelle un po' romantiche, le pazzie dolci, me ne vengono in mente tante effettivamente, perché io sono un po' così. Quando mi innamoro, quando sono preso totalmente, le faccio, cioè i grandi gesti, no? Non vado nello specifico perché comunque sia c'è la privacy. Però vi dico che sono così e apprezzo tanto 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 chi è così. Nel senso che lasciarsi andare per una persona per la quale credete ne valga la pena, fatelo. Fatelo senza pensarci, perché poi potreste rimpiangere un giorno di non aver dato tutto. Sono anche molto poeta a volte. Sì, torniamo a parlare di calcio, che è un ambito che mi compete leggermente di più. Il gol più emozionante in assoluto che hai commentato, Sabino Cannavacciuolo. Allora Sabino, ti dirò, allora non voglio ripetere Roma Barcellona e quindi Costas Manolas all'82esimo alle 22:22, estasi totale all'Olimpico e poi tutti a Trigoria, non lo ripeterò quel gol lì, voglio invece concentrarmi su FIFA, onestamente sì, perché no, visto che in questi anni ci siamo divertiti tantissimo ad affrontare la carriera come fosse un mondo parallelo alla realtà e a volte anche abbastanza realistico, io ti cito il gol di N'Golo Kanté, ma non in quel Roma Leverkusen 4-3 al quale starete pensando tutti, bensì in un Bayern Monaco Roma finale di Champions League su FIFA 18. Perché? Beh, semplicemente perché su FIFA 16, proprio l'anno in cui Kanté segnò al Leverkusen la prima volta che prendemmo Kanté, non riuscimmo a fare il triplete. L'anno dopo ripresi Kanté, tra l'altro con il Leicester, bellissima annata, ma nessun triplete. Su FIFA 18 torniamo alla Roma e dopo un po' di difficoltà alla terza stagione riusciamo a vincere campionato, Coppa Italia e Champions League proprio con il gol decisivo di quel centrocampista francese. Mertens vuole anche forse la bandierina, ma anche di metterla dentro perché c'è un der. Pantovic chiude, poi palla verso Firmino che raccoglie, c'è Kanté che può sparare il destro. Kanté! Di cose commentate, Giulio ci chiede quanto conta per un telecronista avere una bella voce. Bella questa domanda, Giulio. Io credo che sia molto importante, nel senso, io amo i mestieri all'interno dei quali bisogna utilizzare la voce, cioè che sia lo speaker radiofonico, che sia il telecronista, che sia il doppiatore,
ti ho citato delle mie grandi passioni in generale, no? E però ti dico che nello specifico, per un telecronista, secondo me, più che bella voce, è fondamentale avere una voce indicativa, una voce che arrivi dall'altra parte dello schermo. Quindi se per bella voce tu mi intendi una cosa del genere, ok, siamo d'accordo, assolutamente sì. Se invece tu mi intendi semplicemente una bella voce nel senso voce gradevole, e quindi non qualcosa di graffiato, ruggente o qualcos'altro, ti dico che appunto secondo me va considerata anche quel tipo di voce lì. Esempio stupido, io adoro follemente Guido Meda della MotoGP. Ecco, io non credo che lui abbia una voce proprio di quelle tranquille, piacevoli, gradevoli, ma una voce graffiata, una voce che arriva, no? È uno stile, e ce ne sono molti altri. Adesso ti ho citato lui per uscire un attimo dall'ambito calcistico, ma credo, torno a ripetere, che per un telecronista sia fondamentale arrivare. Poi ovvio, meglio arriva il suono come qualità della voce, meglio è, perché ti permette anche di essere più completo, di fare più cose. Ed eccoci giunti, dopo tantissime domande, all'ultima. L'ultima, che secondo me è anche la più interessante, nel senso che mi permette di esporvi un qualcosa di mio, personale, che sento proprio prima di una telecronaca. Perché la domanda è proprio questa, ce la fa Lorenzo, che ci chiede: come ti senti appena inizi a commentare una partita? Dunque, le sensazioni sono tante. Allora, nel pre partita quello che provo a fare è prepararmi il più possibile sulla storia delle due squadre, sul momento, statistiche, e poi la tattica durante la partita è sapere queste cose, ma non far vedere troppo che le sai, nel senso che tu devi limitarti a commentare la partita. Poi ovviamente qualche statistica, soprattutto nei momenti morti, ci sta. La sensazione che ho e che credo avrò sempre prima di iniziare una telecronaca, proprio negli istanti precedenti, è di massima concentrazione, c'è quella voglia di carica e di andare a spaccare il mondo, e anche un filo d'ansia, che non è però quell'ansia negativa che ti blocca, è quell'ansia che ti fa rimanere concentrato, ed è fondamentale. Quando non ce l'ho, paradossalmente, mi rendo conto, vado peggio poi in telecronaca, perché vado troppo rilassato, e tecnicamente la mia performance ne risente. Ripeto, è un qualcosa del quale magari mi rendo conto soltanto io, perché capisco quali sono i miei standard, quanto posso far meglio, quanto posso far peggio, e via dicendo. Quindi magari a casa non arriva neanche, però questa è la mia risposta. E con questa chiudo anche il video, ringraziandovi ovviamente, ringraziando tutti i ragazzi che saluto per le domande che mi hanno fatto su Instagram. Ovviamente se volete chiedermi qualcos'altro, sia voi che gli altri che chiaramente non mi hanno fatto le domande, cominciate a scrivermelo qua sotto, che così vi rispondo proprio nei commenti e chiariamo qualche dubbio se ce l'avete. E poi magari tra un po' di tempo potrò anche riproporre un video del genere. Questo dipenderà chiaramente dal supporto che darete a questo. Vi ricordo, lasciate un like, appunto un commento qua sotto. Se siete nuovi, se siete qui per caso, iscrivetevi al canale, che è fondamentale. E poi magari attivate anche gli abbonamenti, se volete. Quello è sempre un di più. Detto questo, vi mando un bacione enorme, never give up e bella, ragazzi.